Quando allo scientifico ho disegnato il Partenone, il numero di colonne l'ho deciso io. Mi mandavano fuori dalla classe per eccesso di risata. Io non ho mai capito che cosa significasse la parola secchiona. A me piaceva andare a scuola. Un bambino rifugiato che non va a scuola non rischia di perdere l'anno, ma la vita. È questo il messaggio principale della quarta edizione della campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi dell'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati. Hashtag mettiamocelo in testa per garantire ai bambini rifugiati l'accesso all'istruzione, metterli al riparo dalla violenza e aiutarli a costruirsi un futuro migliore. Nel corso dell'ultimo anno accademico, oltre 3,7 milioni di bambini rifugiati in tutto il mondo non hanno avuto la possibilità di andare a scuola. È quanto emerge dal rapporto dell'UNHCR Stepping Up, Refugee Education in Crisis, la condizione di rifugiato il più delle volte è a lungo termine, quasi 4 rifugiati su 5 vivono una condizione di esilio prolungata. Questo significa che i bambini rifugiati passeranno in esilio tutto il loro periodo scolare, ovvero dai 5 ai 18 anni. Con l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza decisiva dell'istruzione per il futuro di milioni di bambini rifugiati e di garantire loro accesso ad un'istruzione di qualità, l'UNHCR lancia la quarta edizione della campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi Mettiamocelo in testa, un bambino rifugiato che non va a scuola non rischia di perdere l'anno ma la vita. Si potrà sostenere con un SMS o chiamata da rete fissa al numero solidale 45588. Mettiamocelo in testa. I bambini rifugiati devono studiare per vivere.